Sesto Carnevale di Mantova, Carnevale Corte Re Trigui. Stiamo aspettando naturalmente tutti i carri, tutti gli eventi che ci sono oggi pomeriggio. Qui c'è tantissima gente a Mantova come sempre, però il clou della giornata sarà quando passeranno di fronte a noi i tantissimi carri e poi i gruppi folcloristici mascherati. Insomma, passeranno tantissima gente e noi siamo qui proprio per aspettarli. Io saluto naturalmente tutti voi che ci state seguendo in questo momento, augurando un buon carnevale, una buona quaresima, anche perché siamo in quaresima, e naturalmente buona salute a tutti. Dice goodbye, le digo nena como tú ya no hay, dice que tiene novio pero yo no le creo, y es que se complica cada vez que la veo, yeo, suena la música y lo que yo quiero, ella contigo nena pero yo no puedo, no puedo, me dice yo no quiero, pero se complica y yo no entiendo por qué. Ringrazio l'amministrazione comunale, che abbiamo qua presente il sindaco, l'assessore ovviamente alla polizia locale, presenti anche nel comitato della giuria, e quindi un ringraziamento particolare a loro, ma ovviamente a tutti gli staff, volontari, le associazioni, enti e privati che hanno collaborato a questo bellissimo evento. Io sono dentro questa iniziativa fin dal primo anno, quando io e l'ottimo Sergio Olivieri, che ha avuto l'idea, perché è lui che è vulcanico, siamo riusciti a convincere, vincendo non poche perplessità, l'allora sindaco Nicola Sodano, e quindi c'è stata la prima manifestazione di questo tipo e poi è proseguita di meglio in meglio, cioè ogni anno cresciamo, la qualità dei gruppi e dei carri migliora, cioè meglio di così. Carnevale che ormai è diventata una tradizione per la nostra città, organizzata dall'Associazione Comunale oggi, che ringrazio il Presidente Sergio Olivieri, ringrazio poi tutti quelli della Protezione Civile, la Polizia Locale che ha permesso, diciamo, l'organizzazione logistica del Carnevale, un Carnevale che porta in piazza le famiglie, porta in piazza tanti cittadini, porta in piazza soprattutto tanti bambini che vengono qua a divertirsi per vedere la sfilata di carri allegorici e la sfilata dei gruppi musicali. È poi il primo anno che viene fatto con il Corso Vittorio Emanuele rinnovato, quindi anche i cittadini potranno avere l'occasione di vedere come è diventato bello il nostro corso. Siamo occupati in questa splendida giornata della parte di Piazza Sordello e del centro storico con il mercatino dei colori degli artisti di Manicuore Passione e tanti tantissimi spettacoli che si sono susseguiti durante la giornata. Ultimo, ma non per ultimo, ma il più bello, Carrion Vivente, che a breve farà l'entrata in questa bella piazza.
bellissimo perché c'è tantissima gente, tante famiglie, tanti bambini che si divertono, tanti colori, musica, e insomma non c'è weekend che non facciamo un'iniziativa. Siamo felici di aver contribuito, di averci messo le risorse che servono e naturalmente bravi gli organizzatori. L'anno prossimo si va ancora di più. E la città è questa, ci sono spesso tante polemiche, la verità è che chi ha voglia di darsi da fare trova un'amministrazione che dà una mano. Chi vuole solo polemizzare fa lo stesso. Grazie Mantova!